io sono Renato, cioè la parte che faceva Dugnazzi, cioè chi ti fa Zazà o Albel, l'altra quinta, una commedia che crea basata su sentimenti e in cui il perno centrale è l'amore. E devo dire che si è creata solo una bellissima intesa, ci divertiamo come pazzi, ridiamo. È un cast di amici, diciamo, tutti i colori. Perché io faccio solo di musical di grande richiamo. Il mio personaggio è fantastico, si sdoppia tra un omosessuale e una drag queen. Per me non è stato così semplice. Ballo in un duetto, in un passo a due con Marco Columbro, pensa a te. 125 anni in due, con uno tra i più bravi coreografi del mondo, siamo riusciti a mettere in piedi un balletto sostenibile, direi, sì. Il musical non può essere solo un intrattenimento fine a se stesso, deve intrattenere, deve far distrarre, ma meglio se parla un po' della realtà. Il vizietto, la Casual Fall, è uno spettacolo che parla di amore omosessuale, di amore con la maiuscola, di famiglia, quindi sono tutti temi, ahimè, molto attuali. L'Italia non ha ancora risolto il suo rapporto con le coppie di fatto e per questo l'ho voluto anche trattare con molta eleganza e con molta serietà. Vedere un figlio d'arte che si cambia il cognome dopo questo e devo dire che Enzo che recita un ruolo che invece fa nella vita. Non sono mai stato spinto a fare questo. Poi ovviamente sai, una volta che lo fai, se non fossi stato meritevole o comunque bravo in qualche cosa che ho fatto, lui è il primo che sarebbe stata la prima persona a dirmi guarda che lascia stare. Non avendomelo detto, poi avendo visto che io ho passione, che faccio che voglio fare questo lavoro e che lo faccio anche bene quando riesco, mi ha detto va bene, allora ne prendo atto e allora... È l'esasperazione della donna, nessuna di voi ha dei toni come i miei quando faccio Sassana. Siete molto più pacate, molto più... le drag sono oltre la donna. Ed è anche la cosa che interessa di più agli uomini, attenzione. In questo senso il rapporto con Enzo è diventato un rapporto di grande amicizia e di grande collaborazione che credo ci possa continuare anche. Ci sposeremo a settembre. Ma che razza di famiglia pensi che possa venire fuori con un ragazzo tirato su da due travestiti omosessuali? Eh no! Un travestito! Era omosessuale semplice.